Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dal diacono Massimo Long. Un caro saluto a voi tutte e tutti che siete in ascolto di questo momento di culto evangelico. Anche se distanti fisicamente, ci sentiamo uniti dallo stesso Signore che ci invita a condividere la Sua parola con gioia. In Lui solo, Padre, Figlio e Spirito Santo, è la nostra forza e la nostra speranza. Amen. Ascoltiamo ora la lettura dal Salmo 36, i versetti da 5 a 9. O Signore, la tua benevolenza giunge fino al cielo, la tua fedeltà fino alle nuvole. La tua giustizia si innalza come le montagne più alte. I tuoi giudizi sono profondi come il grande oceano. O Signore, tu soccorri uomini e bestie. O Dio, com'è preziosa la tua benevolenza. Perciò i figli degli uomini cercano rifugio all'ombra delle tue ali, si saziano dell'abbondanza della tua casa e tu li disseti al torrente delle tue delizie. Poiché in te è la fonte della vita e per la tua luce noi vediamo la luce. Ci vogliamo raccogliere in preghiera. Signore, noi ti lodiamo per la tua parola che ci illumina, per il tuo amore, per la pazienza, la benevolenza e la fedeltà. Vorremmo che fosse sempre presente in noi la consapevolezza che presso di te noi possiamo trovare rifugio, che dalla tua parola possiamo essere nutriti e dissetati abbondantemente. Ma troppo spesso sentiamo una grande distanza tra i nostri gesti e i tuoi progetti e ci rintaniamo nella tristezza, dimenticando che tu ci aspetti. E allora insegnaci a cercare il tuo volto, la tua presenza. Signore, a volte al pentimento preferiamo il rimorso che ci allontana da te. Donaci dunque di riconoscere la benevolenza del tuo volto. Signore, nella nostra preghiera raramente c'è spazio per una lode serena, corale, gioiosa. Ti chiediamo dunque di insegnarci a lodarti e a riconoscere che tu sei la fonte e la luce della nostra vita. Amen. Signor, la carità serge sovrana in ogni età sui vertici del mondo e di giudizi che gli dà nessun fra gli uomini potrà scrutare nel profondo. Verso fa saper la sua grandezza, il suo poter sui popoli e le genti, dall'alta e provvida sua man, la vita e il cibo sempre avran le stirpi dei viventi. Quanto preziosa o sommo re la pietà che vien da te per tutti i tuoi fedeli. Se nell'angoscia e nel terror scampo cerchiamo in te, Signor, il tuo poter ci sveli. Spandi su noi la tua bontà, dissipa dubbi.
di oscurità che ogni or ci fan cadere. Fa la tua chiesa in te sperar, sappia ubbidiente vigilar, compiendo il tuo volere. La prima lettura che ci viene proposta per oggi la troviamo nella lettera agli Efesini, al capitolo 5, i versetti da 8 a 14. Perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli di luce, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Esaminando che cosa sia gradito al Signore. Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele, perché è vergognoso perfino il parlare delle cose che costoro fanno di nascosto. Ma tutte le cose, quando sono denunciate dalla luce, diventano manifeste, poiché tutto ciò che è manifesto è luce. E poi ancora dall'Evangelo di Matteo al capitolo 5, i versetti da 13 a 16. Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. E non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente. Anzi, la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Il Signore benedica la lettura e l'ascolto della sua parola. Il brano scelto per la meditazione di questa domenica ci presenta la piccola parabola del sale della terra e della luce del mondo. È un brano che certamente tutti noi conosciamo molto bene e che fa parte del famoso discorso della montagna che occupa i capitoli da 5 a 7 dell'Evangelo di Matteo. E qui troviamo Gesù intento a ricoprire quello che è il suo ruolo principale, cioè il ruolo di maestro, di colui che insegna i propri discepoli. Nel suo lungo discorso Gesù fa un elenco di persone che chiama beati. Sono i poveri di spirito, gli afflitti, i mansueti, gli affamati, i misericordiosi, i puri di cuore, chi si adopera per la pace e di perseguitati nel suo nome. E proseguendo, Gesù cerca di mostrare attraverso le sue parole quello che questi beati rappresentano per il mondo. E questo pensiero può essere sintetizzato da queste parole, cioè voi siete il sale della terra e la luce del mondo. Voi siete il sale della terra, dice Gesù. Può esserci un complimento più grande nel descrivere una persona? Oggi non ci verrebbero in mente queste parole, ma al tempo di Gesù il paragone era perfettamente calzante. Nel mondo antico il sale era un bene prezioso. Nell'impero romano in certi periodi i legionari venivano pagati in razioni di sale. Agli occhi di quegli stessi romani il sale era la cosa più pura che esistesse, dal momento che veniva ricavato dal mare e dal sole, due cose considerate pure per eccellenza. E anche nell'ebraismo il sale giocava un ruolo importante, in particolare nel culto del Tempio. Il sale veniva aggiunto a tutti i sacrifici e anche all'incenso. Simboleggiava l'alleanza tra Dio e gli uomini.
Ma quando Gesù dice che siamo chiamati ad essere il sale della terra, cosa dobbiamo intendere? Ci sono alcune caratteristiche legate al sale che possiamo prendere in considerazione. Proviamo a vederle. La prima è che nel mondo di Gesù il sale caratterizzava la purezza. Ma la purezza è una nozione difficile da definire. Per alcune persone può avere una connotazione un po' moralizzante, perfino colpevole. Molto spesso si oppone la purezza a tutto ciò che direttamente o indirettamente riguarda la sessualità. Ma la purezza è soprattutto una molteplicità di pensieri e sentimenti che abitano il nostro cuore. Questi pensieri e sentimenti non sono nozioni astratte, oppure dei semplici punti di vista dello spirito. Al contrario, sono vere forze, energie. Spesso sono il motore che alimenta tutti i nostri atteggiamenti e che ci spinge all'azione. In questo contesto, parlare di purezza significa attirare la nostra attenzione sul fatto che i pensieri e i sentimenti che abbiamo appena definito come forze ed energie possano effettivamente essere messe al servizio del bene o del male. Parlare di purezza è dunque un invito a essere vigili e attenti a quello che succede in noi, nel segreto del nostro cuore, perché è lì che trova il terreno fertile tutto ciò che ci motiva e ci spinge ad agire in un modo o nell'altro. Da lì, dal nostro cuore, secondo le nostre scelte, possono maturare atteggiamenti felici e positivi, ma anche risentimento, gelosia, amarezza e cattiveria. Cristo, chiamandoci ad essere sale della terra, è come se ci incoraggiasse ad essere attenti, a sviluppare relazioni buone e sane, rapporti di fiducia e di gioia. Ma la purezza da sola non è sufficiente. Non dobbiamo dimenticare che essa deve essere accompagnata dall'amore, quella forza suprema che consola, che risolleva e guarisce tutto ciò che è stato ferito e umiliato dalla vita. Essere puri non vuol dire essere migliori degli altri, senza macchie, senza difetti. Vuol dire impegnarsi sempre di nuovo nel cercare ciò che edifica. Vuol dire lavorare per il bene. E per fare questo abbiamo bisogno di aprire costantemente la nostra vita al lievito dell'Evangelo, alla parola di Cristo, perché essa venga trasformata. La seconda caratteristica del sale è che ha delle proprietà conservanti e antisettiche. Prima che arrivassero i frigoriferi e i congelatori, i cibi, soprattutto la carne, si conservava grazie alla salatura, una pratica ancora utilizzata oggi laddove non vi è la possibilità di avere l'energia elettrica. E questo mi fa pensare ad un modo di vivere e di essere di una società che oggi non esiste quasi più, almeno nel mondo occidentale. Viviamo in una società dove le relazioni, i legami familiari, i rapporti di vicinato, il senso di comunità sono notevolmente cambiati. Si privilegiano sempre più le scelte individualistiche ed egoistiche, del tipo non avere alcun rammarico, non dovere nulla a nessuno, ascolta te stesso, i tuoi desideri, i tuoi sogni, sta a te distinguerti, realizzarti. Ecco, di fronte a questa concezione della vita mi sembra opportuno e anche salutare ricordare il messaggio evangelico del dono, della bontà, della gratuità di cui Cristo ci mostra la via e che vogliamo vivere nelle nostre relazioni. Certo, essere aperti e avere attenzione verso gli altri vuol dire essere disposti anche a sacrificare qualcosa, a saper rinunciare, ma nel nostro tempo siamo piuttosto riluttanti al sacrificio. Ognuno vive nella paura costante di perdere l'essenziale. Se vogliamo essere fedeli a Cristo, non dobbiamo aver paura di riabilitare l'idea del sacrificio.
È una questione di libertà interiore che ci permette di lasciare che l'altro, l'altra, esistano pienamente. In questa prospettiva non ci costerà rinunciare al nostro posto, lasciare che l'altro passi prima di noi, considerare le opinioni del fratello o della sorella importanti quanto le nostre. Anche qui la forza trainante per eccellenza è l'amore. Questo è ciò che non solo preserva le relazioni, ma le arricchisce e le approfondisce. Ed infine, l'ultima caratteristica è che il sale è ciò che dà gusto. Questa qualità, riportata nella nostra realtà di credenti, ci permette di affermare che l'Evangelo di Cristo è ciò che dà gusto, che dà sapore alla nostra vita. Consideriamo per un momento queste domande. Come sarebbe la nostra vita se l'Evangelo non ci fosse stato annunciato? Dove saremmo? Cosa faremmo in questo momento? Parte della nostra esistenza sarebbe diversa se non avessimo ascoltato e ricevuto l'Evangelo, perché l'Evangelo trasforma la nostra vita e lo fa concretamente ogni giorno, cambiando situazioni che ci possono sembrare chiuse, senza possibilità, e aprendo nuove strade. Siamo quindi invitate e invitati ad essere sale, a condividere l'Evangelo, perché crediamo che l'Evangelo rende le persone libere, cambia e umanizza le relazioni, il mondo. Voi siete il sale, siete la luce, dice Gesù. Non c'è dubbio che questo invito a volte possa suonare piuttosto impegnativo. Forse perché non vogliamo avere la presunzione di essere in grado di risplendere di non so quale luce superiore, ma questo non è certo il senso. Semplicemente siamo sale e luce, perché siamo testimoni di colui che di se stesso ha detto «Io sono la luce del mondo», perché abbiamo avuto la grazia di ricevere un giorno questa luce nei nostri cuori e con umiltà e con gioia vogliamo provare a riflettere un po' di quella luce, a spargere un po' di questo sale. Vogliamo condividere i doni che abbiamo ricevuto, che ci hanno fecondato, che ci hanno arricchito e che ci permettono di essere a nostra volta fecondi, che ci permettono di portare un po' di frutto e offrirlo in modo gratuito. Se riusciamo a fare questo, ci possiamo dire discepoli e discepole felici di colui che è al centro della nostra vita, Cristo Gesù. Amen. Se tu, Signore, non sei qui con me, rimango con mio dolore. Se tu, Signore, non sei ma tu ti fai trovare nello sguardo di chi è con me. Sei tu, Signore, accanto a me nel mondo che hai creato. Vogliamo raccoglierci in preghiera. Signore, noi sappiamo che Tu conosci le preoccupazioni particolari e le richieste che sono nel cuore di ognuno e ognuna di noi. E allora accogli oggi le nostre preghiere, quelle preghiere che dal nostro cuore noi vogliamo offrirti. La preghiera di chi gioisce, la preghiera di chi piange, le richieste di aiuto, la stanchezza di alcuni, la difficoltà di altri nel trovare le parole giuste, anche i dubbi di coloro che sono in ricerca. Rimani con i tuoi figli e le tue figlie.
guidaci con la tua mano amorevole e lascia che possiamo anche noi essere gli uni per gli altri, un aiuto reale. Senza invidie o condanne, ci vogliamo sostenere a vicenda come un unico corpo, il corpo di Cristo. E come Lui ci ha insegnato, vogliamo dire tutti insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori. Non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sarà sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ed ora vogliamo accogliere la benedizione del Signore. Dio ci ha accolto con il suo amore e ora ci invia per condividerlo con altri. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo ci accompagni e ci sostenga. Lo Spirito Santo ci guidi e ci dia di poterci ancora ritrovare per celebrare insieme la sua bontà. Amen. Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è stata curata dal diacono Massimo Long.